tutti per le domande. Non siamo ovviamente in Parlamento, siamo alla stazione Leopolda. Prego, la prima domanda per il ministro Mariano Madia. Buongiorno a tutti, buongiorno ministro, è veramente un piacere essere qui. Io mi chiamo Silvia, ho 32 anni e vengo dal Valdarno. Io avevo piacere di chiedere al ministro Madia a che punto eravamo con la riforma della pubblica amministrazione per quanto riguarda soprattutto lo snellimento, perché riscontro ancora troppa differenza tra le aziende private e il pubblico, ovvero nel privato ormai si fa tutto online, è tutto molto più semplice anche per noi ragazzi, per noi nativi digitali, mentre nel pubblico ancora in molti enti ci sono uffici che non dialogano tra di loro. Quindi come poter superare questo divario, ecco, grazie. Ciao a tutti. Non so chi prendere di mira, perché quando ti fanno una domanda devi farne tu un'altra, questa diciamo. Per esempio, Ottavia, tu il tuo codice fiscale lo sai? Sì. Dillo. Tanto non è segreto il codice fiscale, vai, inizia. Non me lo ricordo. Tu lo sai? Vai. VGNNDR77P19D612Q. Adesso dici il tuo PIN unico per accedere a tutti i servizi della pubblica amministrazione. Non ce l'ho, ignoro. Non esiste, perché lo stiamo per introdurre noi. Noi quest'anno, io parto da qui perché credo che una cosa deve essere chiara. È vero, noi stiamo facendo le riforme, ma le riforme non sono leggi, quindi dobbiamo capire concretamente che cosa stiamo cambiando. Ecco, quest'anno noi partiamo con il PIN unico per ogni cittadino, che deve diventare un po' come il codice fiscale per ognuno. Ora, al di là di Ottavia che non si ricorda il suo codice fiscale, io spero che fra un anno ogni cittadino possa dire: questo è il mio codice fiscale, questo è il mio PIN, che mi consente di ricevere i servizi dall'amministrazione pubblica, di adempiere agli obblighi con la pubblica amministrazione, vedi pagare le tasse. Siamo partiti con la dichiarazione precompilata, ma dobbiamo migliorarla e comunque la metteremo in questo più generale progetto, ed anche con questo PIN scambiarsi dati e informazioni con la pubblica amministrazione. Quindi una pubblica amministrazione che tu potrai incontrare a casa tua, nel tuo ufficio, nei tuoi luoghi, senza stare a perdere giornate intere con le file negli uffici pubblici, spesso uffici che non si parlano. Io credo che questa sia la grande innovazione che deve rispondere alla tua domanda. Più che tante troppe leggi, implementare questo PIN unico, che partirà da subito con 300 servizi digitali, ma che nel tempo dovrà avere tutti i servizi della pubblica amministrazione ed anche i servizi del privato. Cioè, per una volta il pubblico non segue affannato il privato, ma si fa apripista di un'innovazione per il settore privato. Noi ce la facciamo, e fra 2 anni questo servizio sarà un servizio, sono certa, che avrà già cambiato la vita alle persone. Grazie mille. Bene, attendendo il PIN unico, adesso ci sentiamo alla prossima domanda. Buongiorno ministro, buongiorno a tutti. Mi chiamo Alessio e vengo dall'Emilia Romagna. Io voglio ringraziare innanzitutto gli organizzatori per questa opportunità. Intanto ci devi dire se vieni dall'Emilia o dalla Romagna, perché su Giuliano Poletti c'è stata una polemica in rete, perché l'avete presentato come emiliano, credo, ma lui è romagnolo. E quindi dici... Io... Vengo dall'Emilia. Quindi voglio ringraziare gli organizzatori per questa opportunità di poter porre una domanda direttamente ad un ministro. E per chi fa impresa tradizionale o startup, spesso il nemico numero uno è comunque quello che viene individuato come il mostro da sconfiggere, è la burocrazia. Cosa state facendo o cosa si pensa di fare per permettere a chi vuol fare impresa, e anche grazie alle nuove norme sulle start-up sono sempre più giovani che lo vogliono fare, per poter smettere di avere questo incubo? E poi un'altra piccola curiosità: abbiamo i dirigenti della pubblica amministrazione tra i più vecchi d'Europa. Se si sta pensando di far qualcosa per abbassare questa età media? Allora, 2 risposte rapide. La prima: noi
non dobbiamo più avere ostaggi della pubblica amministrazione, perché quello che dà più fastidio ai cittadini, agli imprenditori, a tutte le persone che magari hanno un'idea e vogliono sapere se quella idea la possono realizzare, è rimanere nell'incertezza per anni senza sapere se quella cosa la possono fare o non la possono fare. Noi nella riforma e con tutti i decreti attuativi che porteremo prima di Natale su questa parte in Consiglio dei Ministri, daremo certezza di tempi. Significa che non avremo più persone, vi giuro ancora ne incontro, che mi fanno vedere le carte di conferenze dei servizi che durano da 10 anni, perché io dico, se voglio fare un investimento ho un'idea e delle risorse per farlo e chiedo di poterlo fare o di non poterlo fare, non mi possono lasciare nell'incertezza 10 anni, perché ragionevolmente quell'investimento lo vado a fare altrove. Quindi tutte le regole che noi abbiamo inserito nella riforma e che attuiamo da subito, sono le prime che abbiamo voluto attuare, daranno proprio certezza di tempi nelle risposte, in massimo 170 giorni, partiamo da 10 anni, arriviamo a massimo 5 mesi, tu saprai se questa cosa la puoi fare o non la puoi fare, se la puoi fare la fai e contribuisci allo sviluppo del paese, se non la puoi fare dopo al massimo 5 mesi ti farai venire un'altra idea. Okay. E sui giovani? Sui giovani io credo che noi dobbiamo cambiare completamente il modo in cui si decide di reclutare nell'amministrazione pubblica. Siamo in molti, qua diciamo la Leopolda ha un potere che è quello di far sentire vecchi quelli che dovrebbero essere i giovani al governo, cioè noi, però sicuramente siete nativi digitali in molti e quindi vi sarete accorti anche su internet di i vincitori di concorso non assunti, gli idonei. Tutti loro fanno parte di un modello di reclutamento che, per carità, noi qualche giorno fa ho firmato le assunzioni dei vincitori di concorso non assunti, degli idonei infungibili, non è che possono pagare loro per cattive regole di reclutamento, ma noi che cosa immaginiamo per reclutare nella pubblica amministrazione? Prima di tutto di considerare la pubblica amministrazione come la Repubblica Italiana, come un'amministrazione unitaria e non frammentata, dove si recluta in base ai fabbisogni della Repubblica, in base ai fabbisogni del Paese, in base alle professionalità vere che servono per servire un interesse generale. Cosa voglio dirti? Che non è detto che se vanno in pensione, non so, 100 determinate professionalità, 100 centralinisti per esempio, io debba per forza avere bisogno di sostituirli con quella stessa professionalità, perché magari nel frattempo è cambiato il mondo, perché magari nel frattempo sono cambiate anche le esigenze della pubblica amministrazione. Allora come vogliamo noi veramente portare un rinnovamento generazionale nella pubblica amministrazione che sia però utile a far arrivare un miglior servizio al cittadino? Andando a capire quali sono a livello di Repubblica e non di singolo ministero o di singola regione o di singolo comune le professionalità che servono, facendo dei concorsi centralizzati, aggregati, senza queste graduatorie infinite che durano anni, anni e anni e che poi non fanno entrare più giovani, e in questo modo noi valorizziamo delle generazioni ma con le professionalità che davvero servono a quello che deve far arrivare un servizio al cittadino. Grazie. Grazie. Passiamo alla terza domanda per il Ministro Madia. Buongiorno a tutti, buongiorno Ministra. Io sono Matteo, ho 39 anni, sono di Firenze, si sente, e faccio l'architetto. Ho una questione su di un argomento, diciamo, che ritengo importante. Ho letto che siamo saliti nel ranking mondiale per quanto riguarda la trasparenza, però ancora non siamo ai livelli dei paesi anglosassoni. Come e se possiamo arrivarci? Grazie. Caro Matteo di Firenze, vabbè, è già qui. Quante Leopolde hai fatto? Sono alla terza. Alla terza, anch'io alla terza. Non so quale Leopolda, io non c'ero. C'è stata una promessa fatta dall'allora non ancora presidente del Consiglio
che era quella di introdurre il FOIA, che per molti può sembrare un acronimo astruso che non vuol dire nulla. FOIA significa Freedom of Information Act, significa portare l'Italia ad avere tra le legislazioni più innovative in termini di trasparenza. E noi il FOIA lo attuiamo con un decreto che fra una settimana porteremo in Consiglio dei Ministri. Quindi questo è un pezzetto di fact-checking rispetto alla Leopolda anche di quando non c'ero. Portiamo l'Italia ad avere una legislazione innovativa come i paesi anglosassoni in termini di trasparenza. Perché credo che questo sia importante e non solo questo. Vedi, tu citavi il ranking. Noi fa sempre meno notizia quando scaliamo classifiche in positivo. Qualche giorno fa è uscita la notizia che abbiamo guadagnato 8 posizioni su un ranking internazionale della trasparenza. Come l'abbiamo guadagnata? Il FOIA ancora non c'è, lo attuiamo fra poco. Le abbiamo guadagnate facendo dei siti importanti. Uno è il sito Soldi Pubblici, l'altro è il sito Open Expo, che ha dato poi vita al sito Open Cantieri. Sono dei siti dove noi apriamo ai cittadini le modalità di gestione delle risorse pubbliche. Perché credo che questo, al di là del ranking, sia molto importante? Perché l'idea che ha questo governo della trasparenza non è l'idea di una serie di adempimenti burocratici per le amministrazioni in un rapporto controllato-controllore, ma è l'idea di avere una grande politica pubblica dove interagiscono amministrazioni e cittadini e dove, attraverso una collaborazione virtuosa, noi facciamo la più grande e efficace politica contro la corruzione che ci possa essere e anche la più efficace politica di riqualificazione della spesa pubblica per evitare sprechi e inefficienze e quindi per dimostrare concretamente quello che diceva Graziano Del Rio: il denaro pubblico non è denaro di nessuno, è denaro di tutti e tutti noi ce ne occupiamo per non sprecarlo. Grazie. Benissimo, ultima domanda per il ministro Mariano Madia. Buongiorno ministro, buongiorno a tutti e grazie per l'opportunità di rivolgerle una domanda. Mi fa particolarmente piacere parlare di semplificazione perché lavoro per una pubblica amministrazione che è quella del Comune di Firenze, anche se sono di Milano, si sentirà dall'accento. Io volevo farle una domanda. Un suo predecessore, il ministro Brunetta, è ricordato per una ingiusta, squallida retorica sui fannulloni. Io vorrei chiederle, una volta che sarà compiuta la sua riforma, per che cosa verrà ricordato il suo lavoro e quale sarà il segno che lascerà? Grazie mille. Grazie a te. Mentre mi facevi la domanda, mi è andato l'occhio su quella frase bellissima, peraltro, di Saint-Exupéry: l'uomo scopre se stesso quando si misura con l'ostacolo. Ora, la mia ambizione è che, intanto dobbiamo essere più incisivi di Brunetta, cioè, la retorica dei fannulloni di fatto non ha concretamente cambiato la vita dei cittadini. Quindi la mia ambizione è essere incisiva nel cambiamento di vita delle persone, che devono avere una percezione diversa nella loro vita quotidiana dell'amministrazione pubblica. E la mia ambizione è fare in modo che ogni donna e ogni uomo, quando verrà attuata e implementata la riforma, scopri se stesso misurandosi con tutto ma non con la pubblica amministrazione, cioè facendo in modo davvero che la pubblica amministrazione non sia percepita come un ostacolo ma come qualcosa che nella vita quotidiana e nella tua attività imprenditoriale, quando hai un'idea, ti aiuta a non commettere un errore e non come oggi ti sanziona per un errore che magari hai commesso per un eccesso di complicazione che deriva dall'amministrazione stessa. Questa è la mia ambizione, tutti insieme, secondo me, se ci crediamo, perché c'è l'implementazione e quindi si fa insieme, ce la facciamo. Grazie, grazie mille.